Sto leggendo da qualche minuto le ultime agenzie di stampa arrivatemi. Rimango senza parole. Stanotte a Lampedusa sono arrivati 300 migranti. Ce n'erano già 400 nell'hotspot, quindi siamo a 700, ma quella struttura può contenerne soltanto 190. Leggo che al largo di Pozzallo la Sea-Watch naviga verso la Sicilia con 240 migranti. Intanto in quella struttura sono state individuate dai nostri sanitari quattro positivi. 40 migranti stanno navigando al largo di Marzameni, uno dei più importanti centri turistici della Sicilia orientale. Sembra un bollettino di guerra, è il calvario di migliaia e migliaia di persone, circa 18.000 in questi primi 8 mesi in Sicilia. Ma è mai possibile che tutto questo debba passare per gestione ordinaria? Ma è mai possibile che non ci sia la voglia, lo stimolo, l'impeto ad indignarsi a Roma? Ma è mai possibile che ci si volti dall'altra parte negando una realtà che è insostenibile? Certo, sta facendo effetto la decisione del TAR di Palermo di dire che l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana è nulla. La macchina infernale del potere si è messa in moto e produce effetti, ma la macchina deve sapere che noi siamo rotti a tutte le esperienze e non ci lasciamo assolutamente intimidire. Ecco, con molta franchezza, qui nessuno vuole fare il masianello, nessuno vuole fare l'uomo di rottura, ma abbiamo il dovere di difendere i diritti dei siciliani. Andremo avanti. Nei prossimi giorni, già da lunedì, i nostri consulenti sanitari andranno in giro per i circa 40 centri di accoglienza, per ognuno vogliamo una scheda e ci debbono dire quali sono le condizioni igienico-sanitarie di queste strutture dello Stato. Dello Stato, dello Stato. Dopodiché noi continueremo sulla nostra strada e andremo avanti nonostante i tanti commenti da parte di chi fa il ruffiano del potere, da parte di qualche religioso che naturalmente avrà sbagliato mestiere perché voleva prendere i voti, ma ha preso i voti della Chiesa invece di prendere quelli del partito, e al di là di qualche compiacenza che speriamo possa essere presto smentita. Noi siamo fermi nella nostra posizione. Vogliamo solo difendere il diritto alla salute di chi sta e di chi si trova in Sicilia e vogliamo finalmente che Roma faccia per intero la propria parte. Vi informeremo nei prossimi giorni di tutto quello che accadrà, statene certi.